Le neoplasie del distretto testa-collo sono un universo estremamente complesso. Infatti comprendono diverse sedi, principalmente faringe, cavo orale, laringe e relative sottosedi, ognuna delle quali ha prognosi ed evoluzioni differenti. Vi sono inoltre numerose strutture che vanno il più possibile salvaguardate: vasi, nervi, occhi, midollo spinale, ghiandole salivari e altro. La radioterapia nei tumori del capocollo è un trattamento che utilizza radiazioni ionizzanti, i raggi X di alta energia, e può essere utilizzato o dopo un intervento chirurgico, quindi come post-operatoria, o a titolo esclusivo eventualmente associato alla chemioterapia. Le dosi curative devono essere elevate e vengono somministrate con sedute giornaliere, usualmente tra le 30 e le 35 frazioni. Le moderne tecniche a nostra disposizione ci consentono di distribuire la dose in maniera sempre più precisa all'interno del volume da trattare, risparmiando nel contempo, in maniera significativa, gli organi di rispetto circostanti. La tecnica di scelta è la IMRT, ovvero radioterapia ad intensità modulata. Vengono utilizzate macchine dedicate che si chiamano acceleratori lineari e che producono radiazioni e le indirizzano nel volume da trattare. Per garantire la massima precisione del trattamento ci si avvale di sistemi di controllo e di verifica che vengono utilizzati prima della seduta per consentire eventuali correzioni. L'impegno nella preparazione, programmazione ed esecuzione del trattamento è estremamente oneroso e coinvolge numerose figure professionali: l'oncologo radioterapista, l'oncologo medico, il fisico sanitario, il tecnico sanitario di radiologia medica, l'infermiere. Sinteticamente, l'iter prevede un attacco di centramento o di simulazione, la pianificazione di tutta la distribuzione della dose e infine l'esecuzione del trattamento. Un notevole impegno è richiesto anche al paziente, in quanto la radioterapia si esegue tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, per complessive 6-7 settimane. Nel corso del trattamento possono comparire effetti collaterali prevalentemente dovuti all'infiammazione delle mucose e delle prime vie digestive. Anche se transitorie, possono essere molto dolorose e richiedere specifiche terapie di supporto. Allo IOV, presso la radioterapia, è operativo ormai da alcuni decenni un gruppo multidisciplinare composto da differenti specialisti: l'oncologo radioterapista, l'oncologo medico, l'otorinolaringoiatra, che si avvalgono pure della partecipazione di una psicologa e di una nutrizionista. Inizia così un'alleanza terapeutica tra il paziente, inteso nella sua interezza, e i sanitari, al fine di ritagliare e personalizzare un trattamento il più idoneo alla singola persona. Il percorso può essere difficile e doloroso, tuttavia, in questa esperienza, la persona malata non sarà mai lasciata sola.